L'accusativo del supino si usa in dipendenza da verbi di movimento e indica lo scopo per cui si compie il movimento stesso. Si rende in italiano con una subordinata finale implicita con per più infinito. Rivediamo una scena del video. Cesare, secondo Catone, ha inviato Misit una lettera al Senato per chiedere oratum che gli venisse assegnata la facoltà di candidarsi e il trionfo. Oratum è il supino di oro, orare, che significa chiedere, e dipende da misit, mitto, che è un verbo di movimento. Oratum, supino in caso accusativo, corrisponde dunque in italiano a una subordinata finale implicita con per più infinito. L'ablativo del supino con terminazione in U ha valore passivo ed è usato con funzione di ablativo di limitazione. Esso è preceduto da un sostantivo o da un aggettivo come facilis, difficilis, mirabilis di genere neutro. Un esempio di supino in caso ablativo ricorre nella scena finale del video. Rivediamola. Facilius dictu quam factu cato. Più facile a dirsi che a farsi. Questo è il commento di Cicerone sulle intenzioni di Cesare. Dictu e factu sono due supini, rispettivamente di dico dicere della terza coniugazione e di faccio facere della coniugazione mista. Dictu è preceduto dall'aggettivo facilius di grado comparativo al neutro singolare. Li abbiamo tradotti con a, preposizione semplice, più infinito. A dirsi, dictu, a farsi, factu.